Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tua cara figlia nelle tue braccia, per chiederti cosa spiri più ardenti in questo mese, per chiederti cosa spiri più ardenti la grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e qua, mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere che significa volontà di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. 24° giorno. La regina del cielo, nel regno della divina volontà, un empio tiranno, il piccolo re Gesù, viene portato dalla sua mamma e da Giuseppe in terra straniera, dove vanno come poveri esiliati. Ritorno a Nazareth. L'anima alla sua regina travolta nel dolore. Mia mamma sovrana, la tua piccola figlia sente il bisogno di venire presso le tue ginocchia per tenerti un po' di compagnia. Vedo il tuo volto velato di mestizia e qualche lacrima fuggitiva scorre dai tuoi occhi. Il dolce bambinello trema e singhiozzando piange. Mamma santa, unisco le mie pene alle tue per confortarti e per quietare il pianto al celeste bambino. Madè, mamma mia, non mi negare di svelarmi un segreto. Che c'è di funesto per il mio caro bambinello? Lezione della Madre Regina. Figlia mia carissima, il cuore della mamma tua oggi è gonfio dall'amore e dal dolore, tanto che non posso trattenermi dal piangere. Tu sai la venuta dei re magi, i quali fecero rumore in Gerusalemme, domandando del nuovo re. E l'empio Erode, per timore di essere rovesciato dal trono, ha già dato il mandato di uccidere il mio dolce Gesù, la mia cara vita, con tutti gli altri bambini. Figlia mia, che dolore! Colui che è venuto a dare la vita a tutti e a portare nel mondo una nuova era di pace, di felicità, di grazia, me lo vogliono uccidere. Che ingratitudine, che perfidia! Ah, figlia mia, dove giunge la cecità della volontà umana? Fino a rendersi feroce, a legare le mani allo stesso creatore e a rendersene padrona di colui che l'aveva creata. Perciò compatiscimi, figlia mia, e cerca di quietare il pianto al dolce bambino. Egli piange per l'ingratitudine umana, perché appena nato lo vogliono morto. E per salvarlo siamo costretti a fuggire. Già il caro San Giuseppe è stato avvisato dall'angelo di partire presto per terra straniera. Tu accompagnaci, figlia cara, non ci lasciare soli, ed io continuerò a darti le mie lezioni sui gravi mali della volontà umana. Ora tu devi sapere che non appena l'uomo si sottrasse dalla divina volontà, la ruppe col suo creatore. Tutto era stato fatto da Dio sulla terra per lui, tutto era suo. E l'uomo, per non fare il volere divino, perdette tutti i diritti e si può dire che non aveva dove mettere il passo. Sicché divenne il povero esiliato, il pellegrino che non poteva possedere stanza permanente, e questo non solo nell'anima, ma anche nel corpo. Tutte le cose si fecero mutabili per il povero uomo. E se qualche cosa fuggevole tiene, fu in virtù dei meriti previsti di questo celeste bambino. E questo perché tutta la magnificenza della creazione fu destinata da Dio per darla a coloro che avrebbero fatta la divina volontà e vissuto nel suo regno. Tutti gli altri, se prendono stentatamente qualche cosa, sono i veri ladroncelli del loro creatore. E con ragione.
Non vogliono fare la divina volontà e vogliono i beni che ad essi appartengono? Ora, figlia cara, senti quanto ti amiamo io e questo caro bambino, che è prima al buio della vita ma in esilio, e in terra straniera per liberarti dall'esilio in cui ti ha messo l'umano volere, per richiamarti a vivere non in terra straniera ma nella tua patria, che ti fu data da Dio quando fosti creata, cioè nel regno del Fiat Supremo. Figlia del mio cuore, abbi pietà delle lacrime della madre tua e delle lacrime di questo dolce caro bambino, perché piangendo ti preghiamo di non fare mai la tua volontà, ma ti preghiamo, ti scongiuriamo, ritorna nel grembo del volere divino che tanto ti sospira. Ora, figlia cara, tra il dolore dell'ingratitudine umana e tra le immense gioie e felicità che il Fiat divino ci dava e la festa che tutta la creazione faceva al dolce bambino, la terra rinverdiva, fioriva sotto i nostri passi per dare omaggio al suo creatore. Il sole lo fissava ed inneggiandolo con la sua luce si sentiva onorato di dargli la sua luce e calore. Il vento lo carezzava, gli uccelli quasi come nubi si abbassavano intorno a noi e con i loro grilli e canti facevano le più belle ninne al caro bambino per quietargli il pianto e riconciliargli il sonno. Figlia mia, stando in noi il volere divino, tenevamo il potere su tutto. Quindi si giunse in Egitto e dopo un lungo periodo di tempo l'angelo del Signore avvertì San Giuseppe che ritornassimo nella casa di Nazareth, perché l'empio di Ranno era morto. E così rimpatriammo nelle nostre terre natie. Ora l'Egitto simboleggia l'umana volontà, terra piena di idoli. E dovunque passava il pergoletto Gesù, atterrava questi idoli e li rintanava nell'inferno. Quanti idoli possiede l'umano volere? Idoli di vana gloria, di propria stima e di passioni che tiranneggiano la povera creatura. Perciò sii attenta, ascolta la mamma tua, che per non farti fare mai la tua volontà, farei qualunque sacrificio e ci metterei anche la mia vita, per darti il gran bene che tu viva sempre nel grembo della divina volontà. Bene, adesso ripercorriamo come sempre questa densa lezione della Madre Regina, che abbiamo evidentemente compreso, stiamo nell'immediato tempo successivo alla visita dei magi, quindi la decisione di Erode di procedere alla strage degli innocenti e la conseguente fuga in Egitto. Ci sono dei passaggi che sono emblematici, sono molto molto importanti e ci pensiamo adesso, li ripercorriamo un attimo insieme. Erode è una delle immagini della volontà umana portata fino all'estrema conseguenza, diciamo così, di cecità, come la chiama la Madonna. Ci sono alcuni, cioè, ci sono dei, come dire, dei tassi, dei gradi. Vi immaginate che la volontà umana, facciamo finta che vada da 0 a 100. Ecco, un soggetto di questo genere, quindi uno che per la propria bramosia del potere, sentendo dire che c'è questo re, insomma, non esita, cioè, ad ammazzare centinaia, perché centinaia sono state, insomma, di creature innocenti, che abbiamo, insomma, un mezzo demone incarnato. Quindi da 0 a 100 quanto ha fatto la volontà umana lui, insomma, sicuramente sopra 90, insomma, quindi, ecco. E vediamo anche in giro, insomma, ci sono veramente delle cose, io penso che molte non ce le riusciamo neanche a immaginare, insomma, di quanto male, insomma, ci sta nel mondo, no? Però questo male, che quando lo vediamo ci lascia anche, insomma, amareggiati, insomma, esterrefatti, insomma, non lo so chi di voi sarebbe capace di ammazzare 300 ragazzini per conservarsi un trono, insomma, no? Io non mi sento un grande virtuoso, ma inizio proprio buono, insomma, non mi viene neanche in mente una cosa del genere. Ecco, però questa cosa che ci lascia perplessi, ci lascia sconvolti, che dico, insomma, anche io nel cuore mi chiedo, ma come può un essere umano giungere a tale perfidia, a tale crudeltà? Domande, come dire,
legittime se pensano, però qui la Madonna ci dice guarda che questo è il punto di arrivo, d'accordo? Nel senso che chi fa la volontà umana apre, come dire, un pozzo potenzialmente senza fondo, quindi si arriva fino a lì. Sì, ma quello l'ha istigato il diavolo, certo che l'ha istigato il diavolo, questo è sicuro, che l'ha istigato, però il diavolo istiga, capite? Il diavolo non si sostituisce a noi, non può agire al posto nostro, capite? Non può fare. Quindi noi spesso e volentieri certamente diamo la colpa al diavolo, per carità, l'istigatore ha le sue responsabilità, però la nostra volontà rimane sempre sovranamente libera, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, mai. Questo è il primo punto. Poi c'è il secondo punto che a me lascia sempre, ci sono anche tante considerazioni, mi lascia sempre, è un punto che ci invita un attimo a resettare le nostre idee su Dio. Per esempio, la Madonna non ha mai fatto una considerazione di questo genere, che però vi confesso a me viene, diciamo, verrebbe o veniva, speriamo, insomma, non ho tempo presente, spontaneo. Dico, ma santo cielo, dice il figlio di Dio fatto uomo, d'accordo? Ma Dio non lo poteva impedire questa cosa, non lo poteva fulminare a Erode. Ma fa un infarto, insomma, qualche cosa, insomma, no? Cioè, non è che a Dio gli mancano i mezzi per impedire una cosa di questo genere, ma non l'ha fatto, e non l'ha fatto non perché non ha potuto, perché Dio poteva farlo, ma perché non ha voluto. E questi sono i grandi misteri, che è meglio che non ci addentriamo troppo dentro questi grandi misteri, insomma, perché se il nostro Signore... Allora, penso che tutti voi comprendiate, stiate rendendo conto anche nella divina volontà, e che Dio a noi non ci dice tutto, anzi, ci dice molto poco, essere proprio sinceri. Lo stretto e indispensabile è ciò che è necessario per raggiungere la salvezza e la santità. Basta. Perché poi il resto vuole che noi viviamo nell'orizzonte della fiducia e dell'abbandono. Quindi vi ricordate l'ultimo capitolo, questo è una delle poche cose che mi è rimasto impresso, citazione compresa di tutti quanti i libri di cielo, è l'ultimo capitolo del libro ottavo, la storia del perché. Ogni tanto bisogna andarsela a rileggere quella cosa lì, la storia del perché. La storia del perché è la storia di cui è lastricato l'inferno, perché a Dio non si chiede perché. Cioè, noi facciamo tante volte tante domande a Dio, è umano che ci venga di farle. Perché, 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 perché? Si fanno queste domande a Dio? Queste domande a Dio si devono fare. Perché non siamo noi a fare le domande a Dio. Se state dicendo, ma è lui che fa le domande a noi. Ho detto anche nella catechesi fatta ieri sera su di Maria Valtorta. Adamo, dove sei? È una domanda che ha fatto Dio ad Adamo. Cioè, quello aveva combinato un guaio. Dice, mi sono nascosto, sono nudo. Eh? E chi te l'ha fatto sapere che eri nudo? Seconda domanda. Dice, hai mangiato dell'albero che ti avevo detto di non mangiare? Terza domanda. Dice, ma no, è stata la donna. Che hai fatto? Domande, 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 no? Incontro biblico di ieri, la chiamata dei primi discepoli. San Giovanni Battista manda Andrea e Giovanni da Gesù, loro cominciano tap tap ad andargli un pochino dietro, Gesù si volta e gli fa la domanda, chi cercate? Il primo incontro è una domanda, capite? Quindi è Dio che fa tante domande a noi. Che stai a fare? Che stai a combinare? Come stai portando la tua vita? Come stai camminando? Che stai facendo nel tempo che ti ho dato? Quindi,
Non siamo noi a fare le domande a Lui, ma è Lui che fa le domande a noi. Quando permette lo scatenarsi del male, c'è sempre una buona motivazione. Qui ce la spiega la buona motivazione, tra le righe. Attenzione, perché quando il nostro Signore dà qualche spiegazione, lo faccio un peccato di superbia. Molte persone che mi conoscono mi scrivono, mi dicono che io sono sempre molto chiaro nelle spiegazioni. Non assomiglio tanto al nostro Signore, perché il nostro Signore non è chiaro nelle spiegazioni, perché quando dà qualche spiegazione, quando la vuole dare, la dà criptica, non la dà dunque ci mettiamo seduti così, 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 così e così. No, nel brano di oggi l'avete colta la spiegazione, perché c'è la spiegazione del perché Dio ha permesso questa cosa qui, perché non ha fulminato Erode, perché l'esilio di Gesù in Egitto era strumento per reintegrare noi dall'esilio in cui la volontà umana volontariamente si è posta. L'esilio vuol dire uscire dalla propria patria, capite? Quindi lui è uscito dalla sua patria per sterminare gli idoli. Qui ci sono tante tradizioni, anche tanti scritti, basta leggere Maria da Greta, che sui punti essenziali i grandi santi e missi stanno sempre d'accordo, a volte differenziano su qualche dettaglio, ma sui punti essenziali io ci faccio attenzione quando li leggo. Allora, dice Maria da Greta che quando Gesù andava in Egitto, dove dunque passava cascavano gli idoli. Lo sentiremo anche nell'inno Acatistos che stiamo recitando nella novena dell'Immacolata. Gli idoli al passare di Gesù in Egitto, tutti quanti buttati per terra. Quindi l'esilio era strumento per reintegrare tutto il genere umano, la volontà umana, nel suo stato di cittadino della patria, cioè di figlio di Dio, e per abbattere tutti gli idoli che ci portiamo dietro. Ma bisognava per forza così? Evidentemente questo bisognava fare così, perché altrimenti Dio questo non lo avrebbe permesso. Ora proviamo a, come sempre, a prendere tutte queste cose e portarle nella nostra vita. Cioè, se noi veramente facessimo nostri alcuni principi, capite che tante situazioni, tante sofferenze, tante cose veglierebbero in una maniera differente. Dio sa sempre quello che fa, lo sa molto bene, capite? Siamo noi che non abbiamo la più pallida idea di quello che lui faccia, ma lui vuole che non abbiamo la più pallida idea di quello che lui faccia, perché vuole che ci fidiamo a lui e ci abbandoniamo a lui. Sapete che per vivere nella divina volontà una caratteristica fondamentale, proprio una dimensione essenziale, è quella dell'abbandono. Guardate che noi facciamo molta, molta fatica ad abbandonarci, molta fatica, perché noi vogliamo sempre avere tutto quanto sotto controllo. Provate, no? È più facile vivere con 30.000 euro sul conto in banca o con 1.000 o 500 o al rosso. Chi dice che è più? Perché se tu stai al rosso o con 1.000, di fare un continuo atto di, dice che se il nostro Signore tanta aiuta, se arriva la bolletta e c'è soldi per pagarla, deve staccare la luce. Ma stai tranquillo, i soldi per la bolletta ti arrivano sempre. Noi però vogliamo stare tranquilli, intanto ho 30.000 euro, così tanto io ce l'ho, poi Dio provvede. È umano questo qui, ma la volontà umana fa queste cose, ma non è il top. Cioè, lo dico anche, capite, non è che sto parlando da maestro, sto parlando anche io da discepolo, no? La meditazione è una condivisione comune, cioè non sto trattando qui dall'alto, immaginate che chissà che cosa. Anche io devo continuamente e costantemente convertirmi a queste cose, rientrare in queste cose, resettare queste dimensioni, no? Ecco, e quindi questo è il senso di quello che è successo. Poi c'è un secondo passaggio, la seconda parte, che è appunto questo approfondimento, no? Non appena l'uomo si sottrasse dalla divina volontà, la ruppe col suo creatore. Tutto era stato fatto per lui, tutto era suo,
E l'uomo con non fare il volere divino perdette i suoi diritti e si può dire che non aveva dove mettere il passo e divenne il povero esiliato. Ecco la spiegazione. Il pellegrino. E tutte le cose si fecero mutabili. Non solo. Siamo diventati, questo ci dice la Madonna, e non è la prima volta insomma che se ne parla in questi belli scritti, dei piccoli ladri. Piccoli ladri. Perché l'aria che stiamo respirando adesso, e la stiamo respirando, e dice, adesso non, la respiro, non voglio fare più il ladro, non la respiro più, prova a non respirare più di quello che succede, ma l'aria che stiamo respirando l'ha fatta nostro Signore, la composizione chimica dell'aria che caratterizza l'atmosfera terrestre grazie alla quale noi possiamo vivere, perché se prendete un piccolo razzuccio, razzino, razzetto e andate sulla Luna, che non avete i macchinari adeguati, si muore, perché sulla Luna non c'è questa atmosfera che ci sta qua, e quindi non essendoci l'azoto e l'ossigeno dentro l'aria si crepa tutto qua. Ecco, questa composizione chimica l'ha fatta nostro Signore, ma se vogliamo andare un po' più vicini a noi, il cuore che ti batte l'ha fatto nostro Signore. Il tuo organismo perfetto, con tutti quanti gli organi, con tutte quante le facoltà che hai, il fatto che quando mangi, digerisci, e se stai bene, funziona tutto quanto perfettamente. Questo l'ha fatto nostro Signore. Tu lo usi, ma tu non fai la volontà di nostro Signore e usi le opere della volontà di nostro Signore. Ah, il nostro Signore potrebbe venirti a dire, dico, figlio mio, non ti sembra che stai un pochino rubando? E lo è. Ripensate a quanto è buono e anche quanto è a quanto è paziente il nostro Signore, no? Dice, se prendono stentatamente qualche cosa dobbiamo prendere per forza. Siamo tutte quante le persone che si mettono a mangiare, come un tempo i miei cagnolini e adesso i miei gattini, quelli li metti da mangiare, vedono il piatto pieno e si buttano lì voracemente e cominciano a fare tutti i rumori di questo mondo, meno dei maialini, però qualcuno lo fanno perché mangiano con molta voracità, ma loro non si fanno il Signore della Croce prima di mangiare, perché insomma non lo capiscono, ma molti uomini assomigliano molto agli animaletti, che prendono qualcosa, boom, si buttano a capofitto, fermati, tu mangi perché Dio ti dà la grazia di mangiare, quindi sarebbe bene, dillo un attimo al volo, grazie Gesù perché anche oggi si mangia, magari provvedi a far mangiare chi non ne ha, Signore della Croce, durata nel tempo 4 secondi, 4, non di più, aspetta 4 secondi prima di cominciare a mangiare, la fine del mondo, insomma, no? Ma pensi, sono rubi anche lì, d'accordo? Poi rubi se quando mangi sprechi le cose, le butti al secchio, questo è un altro furto non indifferente, poco considerato, no? Vedete, è molto importante nella vita interiore, questo è importante che impariamo anche a farlo da soli, non soltanto quando siamo aiutati, no? La riflessione, la meditazione, bisogna pensarci a queste cose, perché soltanto quando pensiamo profondamente a tante cose che il nostro cuore si sente un pochino toccato, coinvolto e cambiamo registro, capite? Perché è grande colpa fare una vita completamente, si chiama così, estroversa, quindi noi stiamo tutto il giorno immersi in tante cose, facciamo tante cose, ci occupiamo di tante cose, utili o non utili, necessarie o non necessarie, e però ci occupiamo poco di noi stessi, ci occupiamo poco di riflettere, di fare attenzione, di pensare a tutte queste cose. Io ripeto spesso, fino alla nausea, lo dico soprattutto ai giovanotti, dico, guardate che quando andremo dall'altra parte, il nostro Signore non ci chiede anzitutto che cosa hai fatto, ci chiede anche quello, ma la prima cosa che ci chiede è perché non hai pensato, perché non senza ragione ci ha dato l'intelletto, e non pensare è un problema, è colpa. Perché se ti metti in condizioni, se ti metti in silenzio, se ti metti nelle condizioni, vedrai, anche se non c'è Don Leonardo o Don
Luigi o Don Pierpaolo o Flappi o chi volete che ti fa la meditazione, la senti nel cuore la meditazione, vedrai come il nostro Signore ti dice tante di cose, se crei l'ambiente adatto. Adesso arriva l'Avvento, no? Venerdì prossimo qui per quelli che sono di Sermoneta, di nuovo il Santissimo esposto per tutta la giornata. State buono un po' in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, comincia a imparare ad ascoltare bene Dio che ti parla, vedrai quante cose che ti dice, no? Poi c'è un terzo passaggio, la Madonna spiega, andiamo in esilio in terra straniera per liberarti dall'esilio in cui ti ha messo l'umano volere e per richiamarti a vivere non in terra straniera, ma nella tua patria. San Paolo, vedete come questi scritti proprio richiamano la Bibbia, voi non siete più né stranieri né ospiti, dice in un passaggio del Nuovo Testamento, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli, tra cui Sant'Andrea che oggi festeggiamo, e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Sto citando a memoria, testuale. Concittadini dei santi e familiari di Dio, non più stranieri né ospiti. Un altro passaggio che mi fa sempre tanta tenerezza, dopo aver detto queste cose, dice: abbi pietà delle lacrime della madre tua, delle lacrime di questo dolce caro bambino, perché piangendo ti preghiamo di non fare mai la tua volontà, ti preghiamo e ti scongiuriamo. Vedete anche questa cosa, no? Lo stesso nostro Signore, che non potrebbe costringerci a fare tante cose. Qui sapete che in questa comunità c'è una situazione, ma non solo in questa comunità, no? Di una frequenza un pochino bassa dei fedeli. Ma che nostro Signore potrebbe prenderli per la collottola e portarli tutti quanti a messa come sarebbe il loro dovere stare? Ma che cosa, che ci fa di una cosa di questo genere? Dio non vuole, tante volte, schiavi forzati. Dio vuole persone che riflettono, pensano, capite? Perché uno interiorizza il fatto di andare a messa, si fa tutta quanto una serie molto concatenata e molto profonda e logica di pensieri. Come mai ci sta il terzo comandamento, come le sera di andare a messa durante le domeniche? E come mai? Come mai la messa è così importante? Che addirittura nel catechismo c'è scritto che se non ci vada è peccato grave, ci sarà un motivo, no? Beh, allora, cerchiamo di informarci su che cos'è la messa, e uno capisce che cos'è la messa. Poi capisci che per istituire la messa Gesù Cristo è morto in croce, ma Gesù Cristo chi è? È un uomo qualunque, è un santuomo, è un profeta o è Dio fatto uomo? È Dio fatto... E perché ha fatto questa cosa? E per chi ha fatto questa cosa? Capite quante cose? Una volta che uno completa il cerchio di una sana riflessione, dice: ma che sono matto non andare a messa? E se può, ovviamente non è obbligato, andrà anche più del necessario a messa, perché capisce che quella è una cosa che è stata fatta per, cioè, i primi cristiani, ma questo è quello che Dio vorrebbe, cioè, noi senza l'Eucaristia non possiamo vivere. L'ho detto tante volte, il Padre nostro, le interpretazioni che venivano date di darci oggi il nostro pane quotidiano anticamente, il Padre quotidiano è anzitutto l'Eucaristia, cioè, perché io durante la giornata prima mangia l'anima, d'accordo, e poi mangia il corpo. Certo, al nostro Signore dobbiamo chiedere pure pane quotidiano, perché io posso fare digiuno di un giorno, due giorni, tre giorni, 10 giorni, pomoro, ok? Perché purtroppo il corpo è fatto così. Ma la prima cosa è l'anima, prima mangia l'anima e poi mangia il corpo, capite? Ma questa era non una cosa, come dire, imparata a pappagallo oppure imposta, capite? Era una cosa interiorizzata e vissuta di conseguenza. I martiri dell'Abitinia sono stati ammazzati tutti quanti durante le celebrazioni, perché c'era stato un decreto dell'imperatore che proibiva le riunioni. L'hanno trovati celebrando l'Eucaristia, dice, c'era qualche soldato del cuore eterno, dice: ma vi siete fatti trovare, ma siete sordi? Cioè, c'è stato il decreto, adesso noi dobbiamo ammazzare tutti quanti. E qui hanno risposto: ci ammazzaci pure, ma noi senza l'Eucaristia non possiamo vivere, capite? Se io non faccio la comunione, io moro. Quindi che tu mi togli la vita del corpo mi fai poco danno, perché almeno me ne vado in paradiso, ma sarebbe assai peggio rimanere sulla terra senza l'Eucaristia. Ma questo è così, capite? Ma Dio vuole che ci arriviamo a questo è così. E se non ci arrivi,
perché questo l'hai fatto funzionare poco, non ci sei arrivato perché questo l'hai fatto funzionare poco, non accogliendo le occasioni, insomma, che il Signore ci ha dato. Alla luce di questo, vedete, piangono e pregano e scongiurano. Capite? Perché piangono e pregano e scongiurano? Ma è impressionante. Cioè, immaginiamo che il nostro Signore si mette in ginocchio dinanzi a noi, lo fa, perché l'ha fatto una volta, eh? Adesso che si inginocchia la vai via tutti quanti gli apostoli. Cioè, sono delle cose assolutamente scongiurate. Ma dici, ma sono io che devo stare in ginocchio davanti a te. Metti io in ginocchio, ti prego e ti scongiuro, smettila per il bene tuo. Capite, Dio che con un atto del suo pensiero può creare un universo e può fare qualunque cosa. Capite? Questo per farci comprendere quanto la nostra volontà è libera e quanto noi volontariamente dobbiamo tornare in questo orizzonte. Capite? Sono tutti gli episodi del Vangelo, no? Il giovane ricco. Quello è un altro episodio drammatico su cui bisognerebbe tanto meditare. Dice, maestro, io voglio entrare nella vita. Dice, la prima cosa che devi fare, osserva i comandamenti. Tranquillo, sempre fatto. Poi Gesù lo fissa e lo ama, dice San Marco. Lo fissa, guarda a lui, e lo ama. Ma lui non ha capito che lo stava amando, perché gli si è fatta la morte nel cuore. Guarda, ti manca solo una cosa. Liberati da tutto e da tutti, e poi segui. Gli si è fatta il giorno nero, gli si è fatta la morte nel cuore, però se n'è andato triste. Questo è il, ma Gesù lo lascia andare. Io sono un po' così, sono fatto, ma questo qua, ma questo quando è morto? Immaginate quando è morto sto poraccio. Dico, non vorrei sembrare dissacratorio, dico, ma che iella che c'è un progetto, era meglio non incontrare mai, insomma, a fase di queste cose a dirle di no, no? Cioè, quante mani si è mangiato poi? È un dramma questo qua, io sono un po' sensibile, quando mi rappresento, mi metto in giro, dico, ma questo che ha vissuto poi? Che gli sarà successo? Perché le mani sicuramente se le magna, in qualche modo, in qualche parte se le sarà magnate, perché si è perso una chance di quelle proprio da paura. Noi dobbiamo pregare tanto, io ci prego ogni tanto, Signore, per favore, guarda. Cioè, perché noi abbiamo soltanto sta vita, non ce ne sta un'altra per fare queste cose qui. Dico, non mi mettere, fammene accorgere, non mi fare mettere in condizioni che vado a fare qualche cretinata, qualche stupidaggine, mi perdo qualche vagone di grazie. E magari me ne sono manco accorto. È un problema questo. Ecco. Poi però vedete, c'è l'altro rovescio della medaglia. Loro partono dolorati, perseguitati. Alla Madonna non gli è manco passato per l'anticamera del cervello, che dirà il nostro Signore, ma perché ci metti le mani tu? Perché? Perché se le mani non ce le ha messe, mi ha mandato l'angelo a Giuseppe a dire andate, vuol dire che le mani non ci si dovevano mettere. Capite quando la preghiera nella divina volontà diventa, ecco perché, cioè, quando si vive un alto tasso di unione con la divina volontà, la preghiera, diciamo che quasi, cioè, si dice sia fatta la tua volontà e basta. Cioè, non si sta più davanti al Signore a fare l'elenco, fai questo, fai quest'altro, fai questo, fai quella. Il tizio mi chiede di pregare, faccio un Padre nostro. Venga il tuo regno, per tizio sia fatta la tua volontà. Cioè, no, ma io voglio guarire dalla malattia, devo trovare lavoro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Se Dio vuole che guarisci dalla malattia, guarisci. Se non vuole che guarisci, lo dica, nebbene, non guarisci. Fine. Capite? La preghiera, la Madonna non dirà, ha mandato l'arcangelo, l'angelo in sogno a Giuseppe a dire andate via? Chi ce l'ha mandato l'angelo in sogno a San Giuseppe? Ce l'ha mandato nostro Signore. Se voleva fare altro, non mandava l'angelo nostro Signore, ma mandava, come fece in Egitto, l'angelo sterminatore a casa di Erode e faceva la strage. Oh no, ha già fatto. Quindi capiamo noi interiormente queste cose, poi ci devono
come dire, lavorare interiormente, ci devono far crescere, ci devono far comprendere, no? Quindi, però in mezzo a questa tragedia, ecco i misteri della vita, della divina volontà, quindi anche quando succedono un sacco di guai che il nostro Signore li permette per il nostro bene, per la nostra santificazione, per portarci ad essere veramente felici e liberi, però anche durante il momento critico, gioia e felicità senza fine, il viaggio in Egitto, dice. Oh, guarda qua, dice. Tra le immense gioie e la felicità del Fiat Divino, la terra rinverdiva e fioriva sotto i nostri passi, il sole fissava il suo creatore e con la sua luce si sentiva onorato di dargliela, la luce e il calore. Il vento lo accarezzava durante le cose della creazione, gli uccelli li parteggiavano intorno e gli facevano la ninna nanna e cercavano di guetargli il canto. Questi sono i grandi prodigi, i grandi misteri del Fiat. E poi l'ultima cosa, proprio l'ultimissima, gli idoli dell'umano volere. Quindi la Madonna conclude, fa una brevissima parentesi del tempo in Egitto, dice guarda, siamo giunti in Egitto, e poi l'angelo ci ha avvertito di tornare a casa quando l'empio tiranno era morto. Ora l'Egitto tante volte, anche questo l'ho detto, l'Egitto in ebraico si dice Mitzrayim, e Mitzrayim letteralmente sapete che significa? Angoscia, una delle più brutte, penso uno dei più brutti stati d'animo, una delle più brutte emozioni, passioni che si possano vivere. Non so se siete mai stati angosciati, cioè l'angustia è proprio una cosa brutta, cioè proprio dice, quel senso di semidisperazione, insomma, quel non vedere via d'uscita, quell'essere, come dire, sotto la sferza di un dolore attuale o prossimo, imminente, dove non si vede via d'uscita. Questo è l'Egitto, questo è il Mitzrayim, l'angoscia. E dentro questa angoscia proiettano, immettono gli idoli dell'umano volere. Qui la Madonna ne cita alcuni. La vanagloria era andare a cercare il bravo da parte delle creature. Questa è la vanagloria. Cioè che gli altri ci dicono quanto sei bravo, quanto sei santo, quanto sei capace, quanto sei utile, quanto sei necessario. Senza di te il mondo non andrebbe avanti, la Chiesa non andrebbe avanti, eccetera. Questa è la vanagloria. Ma noi non dobbiamo cercare, questo è un fatto del cuore, questo qui, no? Quindi, attenzione quando facciamo l'esame di coscienza, questa è una cosa difficile, lo dico anche per me, è difficile, cioè noi quando facciamo l'esame di coscienza generalmente vediamo le cose che abbiamo fatto, se abbiamo risposto in maniera sgarbata, se ci è scappata qualche piccola maldicenza, qualche bugia, qualche imprecazione, se siamo distratti un po' alla preghiera, queste sono cose, per carità, importanti. Ma è difficile andare, dice, ma io in quell'atto, ricordate, l'ho fatto per vanagloria, perché l'ho fatto per essere visto dalle persone, per essere notato, sperando che qualcuno venisse a dire ma che bravo che sei, oppure un bel grazie. Questa è la vanagloria, che mi deve le passioni e i vizi spirituali, per discernerli ci vuole molta introspezione, molto silenzio, siccome gli uomini non le fanno, non li vedono. Vi assicuro, insomma, la stragrande maggioranza delle persone pensa di non fare quasi niente di male, perché non è come Erode, non ammazza i bambini per sosservarsi il trono, non va a fare le rapine in banca, non spaccia la droga, per carità, queste sono cose macroscopiche, insomma, no? Ma non ci stanno soltanto le cose macroscopiche, tornando all'esempio da 0 a 100 di volontà umana, ci può essere anche a 30, a 40, a 50, ma se stiamo, cioè, il tasso di angoscia è direttamente proporzionale al tasso di volontà umana. Quanto più aumenta il tasso di volontà umana, tanto più aumenta l'angoscia e l'infelicità, e viceversa. Quindi quanto più uno si sente gioioso e felice, quanto più il tasso di volontà umana sta scendendo e arrivando verso lo zero. Voi sapete che esiste la misura minima della temperatura, lo zero assoluto. Chi c'ha lo zero assoluto di volontà umana? Lo zero assoluto è temperatura che non si può raggiungere in questo mondo, perché cessa la vita, ma cessa la vita,
chi c'ha lo zero assoluto di volontà umana? Vediamo quanto siete bravi. Solo una ce l'ha lo zero assoluto, quindi lì ci si può arrivare purtroppo, no? Però possiamo arrivare a 3, a 4 gradi, 5, vabbè, sarebbe la sacra di santi se magari arrivassimo così bassi, insomma, no? Quindi, ecco, vanagloria, propria stima, passioni di tutti i generi che tiranneggiano la povera creatura. Ecco, e poi continua, dice, guarda, io per non farti fare la tua volontà umana, farei comunque sacrifici, ti metterei pure la vita, per darti il gran bene che tu hai sempre nel grembo della divina volontà. Farei qualunque sacrificio. Allora, per levarci da questo cancro, guardate che qui stiamo parlando di cose, che se ne sente qualche... le ritiene completamente fuori dal mondo, perché, cioè, capite, il Vangelo è veramente, io concludo, quel soggetto raro, insomma, che è morto pazzo, che si chiamava Friedrich Nietzsche. Io rimasi molto colpito nel terzo liceo, l'ultimo anno, quando lessi quegli scritti negativamente, chiaramente, mi hanno fatto male. Quando parlava del superuomo, usava proprio un termine da dice: noi dobbiamo fare l'inversione dei valori, dobbiamo capovolgere quello che ci è stato sempre insegnato. E faceva esplicito riferimento al cristianesimo. Ci bisogna fare zuc. Quando San Pietro si è fatto un crocifigge al contrario, quello è un gesto significativo, perché dice, voglio vedere il mondo come lo vedono gli uomini, che è esattamente il contrario. Il motto del fondatore del satanismo, l'ho detto tante volte, è fai quello che vuoi. Il motto del fondatore del cristianesimo è non fare mai quello che vuoi. Mai. Se riesci proprio ad arrivare a mai, ci sono riusciti, sarebbe il top, ma quasi mai, capite? Proprio una, cioè, sono proprio due mondi opposti, irriconciliabili, come irriducibili l'uno all'altro. E qui non dobbiamo fare una scelta di campo, capite? Tanto la scelta di fatto è una scelta di campo, se non la facciamo, come dire, con un atto di volontà, si dice con termine elicito, cioè consapevole, dopo ponderazione, di fatto lo facciamo, perché noi dalla mattina alla sera, state tranquilli, le cose che facciamo, o stiamo facendo quello che ci pare a noi, o non stiamo facendo quello che ci pare a noi, cercando di fare quello che Dio vuole. Non c'è che capire, su questo non possiamo esimerci, perché la vita comunque la facciamo. Quindi, ecco, bene, facciamo un istante di silenzio e poi concludiamo appunto con la preghiera che al termine di questa meditazione l'anima stessa rivolge alla Madonna, appunto per chiederle di darci i frutti di questa meditazione. Mamma dolcissima, quanto ti ringrazio che mi fai comprendere il gran male dell'umano volere. Perciò ti prego, per il dolore che soffristi nell'esilio dell'Egitto, di far uscire l'anima mia dall'esilio della mia volontà e di farmi rimpatriare nella cara patria della divina volontà. Mamma mia, chiudi il piccolo Gesù nel cuore mio, affinché me lo riordini tutto in volontà divina. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi. Vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave.